Giallo rossa con la lupa sul mio petto, e a Martì non la smetto, sei la squadra del mio cuore. Grande Erasmus, ho sempre creduto in te, sei veramente un grande. Mamma mia, che bel gol! Quel pezzo di merda l'aveva pure parato, rigore. Mamma mia, corona quanto vuoi per tirar fuori il nome dei consigli. Dai ragazzi, vittoria che non è che era importante, di più! Di più vuol dire che cazzo sto facendo? Sto mettendo il telefono in carica perché si sta scaricando. Di più, ragazzi. Di più. Ai minuti finali la palla si impenna. Io stavo così col solo Ndicka in mezzo a tre persone. L'ho presa Ndicka. Ndicka, un uomo, un perché. Sei un grande Ndicka. Sei un grande Ndicka. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Dove cazzo lo metto il telefono? Qui lo metto. Comunque, ragazzi, vittoria strameritata la vittoria sia per il primo tempo che comunque sì, abbiamo dominato, sebbene non nelle occasioni, ma nel gioco. E il secondo tempo è entrato Rasmus e la partita è cambiata, perché comunque sia Rasmus Christensen è un giocatore mortacci, non si ferma questo coso. Va bene tutto, ragazzi, va bene tutto in questo momento. Un po' di pazienza, per favore, che qui la situazione non è semplice. Allora, ragazzi, Rasmus Christensen, come potete vedere dalle mie storie su Instagram, se non mi seguite, seguitemi aspettando il tattico, è un giocatore che io non capivo per quale motivo non fosse servito in profondità, perché comunque si proponeva, cioè Dybala non gliel'ha mai data, e lui sempre con sto braccino qua, sto braccino, lo sapete chi gliel'ha data? Cristante, che gliel'ha data oltre, ha crossato, la prima palla che ha toccato ha preso il calcio d'angolo al primo minuto del secondo tempo, dopodiché non gliel'ha mai data, a un certo punto gliel'ha data dentro, e Erasmus, da triplomane quale lui è, va a prendere un calcio di rigore sacrosanto. Prima c'era stato il rosso di quel killer di Bologa, Bolaga, come si chiama, su Paredes. Non so come non si sia rotto la gamba Paredes. Ringraziamo Dio che sia andata bene. Comunque uno integro Paredes, Deo grazie. E quello gliel'aveva quasi parata. Oh, l'immortacci sua, la consigli. È veramente, guarda, oh, tutto, si è giocato tutto nella vita, le partite con la Roma, niente, niente, ragazzi, incredibile. Noi veramente, con noi etica professionale pazzesco, grande, grande consigli, voglio bene, sei un grande consigli. Aveva fatto una bella parata al primo tempo, secondo me su Dybala non è niente di che, è una parata che i portieri in Serie A devono fare, perché il tiro di Dybala non era fortissimo, era indirizzato bene ma non fortissimo. Primo tiro di Dybala, una mozzarella, e secondo sotto l'incrocio ma sempre moscio. Dopodiché, il secondo tempo, Dybala da rifinitore su Christensen, che segna. Il gol era nell'aria, ragà. Io non lo volevo scrivere su Instagram perché sembrava. Però una volta si diceva il gol è maturo. Cioè, il secondo tempo è stato un assedio della Roma senza mai rischiare praticamente nulla. Se non fosse nel finale, perché abbiamo dei problemi lì davanti alla difesa, e soprattutto Pellegrini inizierà a fare breakdance al centro del campo, che mi ha fatto avvelenare. Oggi Pellegrini, il peggiore in campo, così caga anche un gol, Pellegrini. Migliore Rasmus Christensen, ma di gran lunga, ragazzi, il migliore in campo Rasmus Christensen. Comunque tutta la difesa ha giocato bene. C'è sempre qualcosa che non va a centrocampo, non riesco bene a capire cosa, ma diciamo che col cambio di modulo ci siamo un po' aggiustati, nel secondo tempo. Male Spinazzola, ragazzi, Spinazzola male, 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 male anche sul gol, male, male tutto, male nella vita in questo momento. E Lukaku si è magnato un gol clamoroso, cioè non va bene che tiri di prima di destro, ragazzi, non va bene. Capisco di sinistro, ma non di destro, non va bene, non va bene, non va bene. Dybala ha fatto una gran partita alla fine, perché comunque sì, ragazzi, ha fatto una gran partita. Si è cercata una posizione esterna bene, e le rifiniture per Christensen stanno là, il rigore sta là, non è facile tirare quel calcio di rigore perché comunque erano tre punti fondamentali, vista come era andata la giornata e la situazione psicofisica della Roma. Quindi rigore pesante, pure Azmoun, ragazzi, si è mangiato un gol, perché quello è un gol mangiato, una volta che l'ha messa giù non puoi avere quella fretta, cioè mettiti tra palla e difensore, fatti venire addosso, cerca di dribbare in un altro modo, non puoi fare quel tiro così accelerato, cioè è stata proprio un'occasione buttata quella da Smon. Comunque anche lui è entrato bene, crea sempre scompiglio, ci sta, ragazzi. Il nostro dodicesimo uomo è Azmoun,
da tutti. Io ricordo ipercriticato quest'estate, ragazzi. Bene così, ragazzi. Bene così. Bene Christensen, raga. Bene Christensen. Quanto mi piace Christensen, ragazzi. Non l'ho mai detto, ma mi piace veramente tanto. Con tutto che secondo me Gasol ha fatto un buon primo tempo. Però Christensen è un'altra cosa, ragazzi. Ma non so se si può definire gol di un esterno. Comunque abbiamo vinto la partita perché veramente il gol è brutto. Però Christensen l'ha sicuramente cambiata, raga. E non ho parole per questo. El Shaarawy alla Elsha in questa situazione di difficoltà non è riuscito a fare un cazzo. Va bene così. Comunque è simpatico. El Shaarawy è più grande di tutti. Raga, vado, mi stava chiamando sull'altro telefono. Perché io ho due telefoni per farmi rompere il cazzo.